Juan, che cosa fai qui? Non gridare. Voglio che domani stesso lasci il lavoro. Andrai via con Beatrice. Sì, ma come? Non c'è ma che tenga. È stato Castaldo, vero? Sì, ma non voglio che lo sappia. E non voglio neanche che tu lo uccida. Non ne vale la pena. In ogni modo te ne andrai domani stesso, è chiaro? A presto, Gioacchino. Ma Juan non era morto. E che cosa pensi di fare? Cosa vuoi dire? Riguardo al bambino. Si è approfittato di te, vero? Sì, è così. Ma non voglio la tua compassione, né quella degli altri. No, no, non è compassione. Voglio solo farti capire che ti sono vicino. E di qualunque cosa tu possa aver bisogno, io sono qui. Io non voglio questo bambino. Non lo voglio. Non dire così. Lui non ha alcuna colpa. Nemmeno io. È un vero peccato che tu debba lasciarci, Angelica. Dispiace anche a me, signora, ma devo tornare dalla signora Beatrice. A casa di sua madre? Sì. Vengo con te. Perché, signora? Voglio chiederle qualche informazione sulla casa. Dì a Gioacchino che deve accompagnarci. Io vado ad avvertire Marianna. La signora va a far visita alla signora Beatrice e vuole che tu ci accompagni. Sì, sì, certo. Ascolta, Angelica. Potrò venire a trovarti. Se lo desideri. Sì, certo che lo desidero. Dei gendarmi. Perché? Sperano che li conduca da Juan, per questo devono averla rapita. No, non credo. Vostro cognato ci tiene tutti sotto sorveglianza, l'avrà ordinato lui. Ma Marcello non lo sa che Angelica conosce vostro marito. Potrebbero averglielo detto, no? Se fosse così l'avrebbe interrogata in casa. Non gli ho detto che se ne andava. Dio mio. Grazie. Cosa è successo? L'hai trovata? No, l'ho chiamata, l'ho cercata dappertutto. Ma sono spariti. Saranno stati i gendarmi, secondo te? Non lo so. Dall'aspetto sembravano contadini. Forse è stato Roberto Castaldo. Lo pensi davvero? Mi chiedeva sempre di Angelica. Oddio mio. Avvocato, sapete già che hanno rapito Angelica, vero? Sai chi è stato? Stava venendo qui con Gioacchino e la signora Maria Grazia quando tre uomini l'hanno portata via con la forza. E poi sono spariti con lei. Ho paura che sia stato Roberto Castaldo. La mia padrona e la signora Maria Grazia sono andate a parlare col giudice Romero. Non c'è niente da fare. Appena ti ha visto, Castaldo ha perso la testa. E sì che ne ha conosciute di donne. E più belle di te. Ascolta, Rocco. Faresti meglio a lasciarmi andare. Perché ora Juan non è all'estero come l'altra volta. È qui. Sì, Castaldo mi ha detto che non è morto. Ma deve essere molto lontano. No, non è lontano. Dico davvero, Rocco, lasciami andare. Faresti meglio a credermi. Perché quando Juan saprà cosa avete fatto, vi cercherà e vi ammazzerà, sia te che Castaldo.